Vuoi scoprire qual è la strategia che utilizzano i messaggi per far innamorare? Beh, te la sto per svelare in questo video. Se non sai chi sono, io sono Federico Picchianti, l'esperto numero uno in Italia delle relazioni sentimentali. Faccio questo da oltre 6 anni, ho più di mezzo milione di followers tra tutti i social media e ho fondato la startup Club Riservato, volta alla crescita personale esclusivamente femminile, per trasformare per sempre, senza sforzi, la tua vita sentimentale. Laureato in Scienze di Educazione e della Formazione, sono qui per svelare. Quindi quella che è la strategia che puoi utilizzare in chat e non solo in chat, quindi rimani fino alla fine del video perché ti spiegherò come applicarla per far innamorare anche in altri ambiti. È tutto quello che ti serve. Ci vediamo fra poco, via. Allora, ciao Federico, scusa, ti faccio un po' di domande. Mi hai sbloccato la modalità X, sono in fermento, non mi sono mai messo in discussione, mi hai coinvolto nel che è privato, una fase profonda. Ok, sono contentissimo di questo. Ora sono grato io a te per aver utilizzato e utilizzare i contenuti. Io ripeto, allora io sto riprogrammando me stesso. Questo è un altro libro che sto studiando adesso. Non faccio pubblicità, ok. Non è ovviamente in ambito sentimentale, in ambito di business advertising. Sto riprogrammando io me stesso. Infatti, vedrete dei cambiamenti drastici nei contenuti, eccetera. Perché mi sto evolvendo, raga, cioè io ve lo dico a te, anche chi vedrà questo video, non è una cazzata, cioè raga, è roba seria, e fa paura, it works, ti dico solo che vedi dei cambiamenti strani, poi vedrai, ok. Allora, dice, volendo usare quell'imprinting ma rimodulando i messaggi, ok, in base a situazioni differenti, come faccio a capire che è un messaggio scritto da me? Diverso un idioma con spirito simile sortisce lo stesso effetto dei tuoi. Allora, la ricetta del messaggio chimica è semplicemente, quindi il messaggio perfetto rappresenta tra virgolette il push-pull, ok? In realtà devi sempre contestualizzare, cioè non puoi pensare di avere la sicurezza che quel messaggio faccia lo stesso effetto. Potresti anche generare un messaggio che fa un effetto migliore dei 59 messaggi, ma in linea generale, un messaggio tra virgolette che ha un push pull, sia positivo prima e negativo dopo, o negativo prima e positivo dopo, va bene. Cioè nel senso, il push pull, se tu vedi sistema messaggi, è il positivo negativo, cioè il tira e molla. Sarà, cioè non ti sbagli di grosso con quel tipo, nel senso, ieri sera sono stata molto bene con te, ma sicuramente quel vestito non era proprio il massimo, confido che la prossima volta ne metterai uno diverso. Buon fine settimana, baci. Ok, questo è un messaggio push pull dove pre-positivo e poi negativo. Oppure se lo fai al contrario, quindi negativo e poi positivo, tipo un messaggio dove gli scrivi: ieri sera non è stato proprio il massimo, punti di puntini, però te la sei cavata alla grande nel fine serata, mi sei piaciuto. It's a fucking push pull, ok? Quindi è un semplicissimo push pull dove vai a tirare negativo e poi positivo. Di solito il negativo positivo crea un vibe più migliore. Cioè se metti il positivo dopo, crea una vibrazione migliore quando mandi quel tipo di messaggi. Quando invece mandi dei messaggi di stile positivo o negativo, lasci come vibrazione quella negativa. E quindi diciamo che la puoi utilizzare con gli stronzetti che magari si pensano di essere chissà che cosa. Invece con ragazzi normali o standard puoi usare il negativo e il positivo dopo. Questo ti aiuterà. Perché ti aiuta, tra virgolette, a non sovraelevarti troppo con i ragazzi che magari sono insicuri o non sono proprio convintissimi di essere dei ganzi, no? Ok, più è ganzo il ragazzo, più si sente sto cazzo, più è ok se poi l'ultima è una risposta tendente negativa. Quindi questo non è sbagliato. Noterai un'altra cosa, quando ti riprogrammi con sistema messaggi, dopo vabbè, mesi in teoria, poi dipende da te, vedrai che è come se hai questo continuo feedback dove, cioè, diventa expertise, non è più conoscenza, cioè non è più applicazione strategica, diventa expertise che è diverso, cioè è una cosa che tu hai dentro, che tu vedi e sai che mandare quel tipo di messaggi funziona. Apprendi una sorta di risposta indiretta, cioè riesci a vedere, le persone ti fanno delle domande, vedi che i messaggi che mandi in automatico vanno bene, cioè visti da fuori funzionano, ok? Che è la stessa cosa che ti viene quando appunto ti riprogrammi. Riprogrammando la tua mente, quelle cose, quei messaggi poi li farai in automatico, non ci penserai. Non ti verrà da pensare, ah ok, ma sì, ma allora
qui è giusto scrivere il puntino e allora no, aspetta il positivo negativo prima, non ci pensi più, ti viene in automatico. Come per esempio se io flirto dal vivo, ok, la stessa cosa, flirtando non mi viene da pensare ok, adesso l'ho provocata, adesso faccio questo. No, io continuamente se sto flirtando faccio sempre push pull push pull push pull, cioè positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, oppure negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, cioè la serata diventa tutto un up, down, up, down, up, down. Se sto flirtando pesante, e invece quando apro il terzo occhio proprio, per non dire altro, invece che flirtare col terzo, che col push pull o il positivo negativo durante tutta la serata, quindi complimento, rimozione del complimento, complimento, rimozione del complimento, complimento, rimozione del complimento, diventa semplicemente che si apre il terzo occhio. E lì diventa non verbale. Cioè, qualsiasi cosa di cui parliamo, io sono completamente carente da aspettative, e questa cosa si vede nel modo in cui mi pongo nei tuoi confronti. Ed è una cosa che si trasmette nel portamento, nel modo in cui guardi una persona, nelle cose che dici a livello di tonalità di voce, non quello che dici. E quel portamento di distacco completo, assetto stoico mentale, quando lo acquisisci, permea in tutto quello che fai, nel modo in cui ti comporti con una ragazza, nel modo in cui ti comporti con un ragazzo, nel modo in cui stai seduta, nel modo in cui guardi la persona, nel modo in cui lo fai, permea completamente ed è una sorta di senso, io lo chiamo, vabbè, si apre il terzo occhio, lo chiamo assetto stoico, no? Quando tu raggiungi quella linea, strategie, non strategie, è finita, cioè è finito il gioco, è l'ultimo livello, hai risolto quella pezza. Poi affronterai le dinamiche relazionali, ma pure là, se hai risolto quella pezza prima, e quindi sei distaccata, è un assetto stoico, la coppia diventa gestibile poi. Se non ce l'hai, va male, malissimo. Non è detto che questa è la sicurezza per la vita, il matrimonio e l'amore infinito. Questo è la sicurezza per vivere bene, perché tu non gestisci mai al 100% gli eventi esterni, quindi questo è sempre da tenere in considerazione, chiunque guardi questo video, anzi questo invito chiunque a guardarlo.